Tesoro, mi piaci tanto, tanto. Lo sento, qui per tutto. No, è mia moglie, è lei. Noi lo facciamo come due ragazzini, due adolescenti. Da quanto dura questa storia? 4 mesi. Meglio spegni. Tu mi vuoi far credere che a te non è mai successo? Una volta. Ma una volta soltanto, e poi è successo più di un anno fa. La radiolina! Bastardi! Com'è la stronza? È giovane? 23. Ti è andato, scopri una carità di nostra figlia. Ma no, ma nostra figlia ha 6 anni, dai! È stata una storia senza importanza. Non ero nemmeno qui, ero a Berlino a lavorare. Che cosa suonava, eh? Il violoncello. Certo, l'unico strumento che si suona a gambe aperte. È più forte di noi, è che loro sono tutte così, così belle, tutte. Le relazioni extraconiugali nascono sul posto di lavoro. Tra un investimento e un mutuo ci può scappare una sveltina. Oddio no, Paolo! Tu mi stai dicendo che io sono l'unica cogliona che non ha trombato in giro? Io sono una donna sposata e queste cose si fanno una volta sola. 3, 4, è l'ultima, no? L'avete fatto anche qui? Non nel nostro letto. E dove? Sul divano. Sul divano! Ma alla fine è solo una questione di corna. Una 23enne fa sesso orale con mio marito e per te è solo una questione di corna? Chi è Davide Chiellini? Un parrucchiere gay. Questo Vittorio così senza cognome, chi cavolo è questo Vittorio? È tuo padre. Pensa se io dovessi fare sesso con tutte le persone che stimo? Pensa un po'. E allora ti masturberesti tutto il giorno? Parlaci tu con Veronica, sei suo fratello. Una seconda possibilità si concede a chiunque. Anche Gesù ha perdonato l'adultera. Sì, ma non era sua moglie. Oggi parliamo di Quentin Tarantino che, come tutti si aspettavano, ha citato in giudizio il sito web che ha fatto circolare online una copia della sua ultima sceneggiatura western, The Hateful Eight. Il regista di Django Unchained ha intentato quindi una causa per violazione di copyright contro Gawker Media. Tutto questo dopo che la settimana scorsa una fonte sconosciuta aveva fatto circolare lo script tra gli addetti ai lavori, causando quindi l'annullamento del progetto. Non so voi, però io sono una grandissima fan di Tarantino e questa notizia mi fa veramente incazzare. A voi? Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto che lo fate, visitate anche il nostro nuovo sito, filmisnow.com, e noi ci rivediamo al prossimo video.